Abbiamo qui l'avvocato Salvo, salva l'arte, Salvo, no, invece è Salvo dell'arte, e di qua abbiamo Giovanni, che è molto difficile, Aliata di Montareale. Io sono molto contento perché vi ho ascoltato, un po' di introduzione giuridica ce l'avevo, un po' di frequentazione di questa fondazione ce l'ho e che mi sono sentito un po' a casa vostra, devo dire. La domanda che vi faccio è la difficoltà, avvocato, di capire quando c'è un plagio e voglio attraverso la fotografia esprimere la mia creatività. Come lei ha fatto vedere un caso, voglio disprezzare l'artista su un piano filosofico, dialettico, distruggo la sua immagine, lasciando naturalmente i connotati, i tratti che vengono da questa immagine. E non so fin quando io plagio. Questa è una domanda che mi viene. Ora, se l'esempio banale, se io faccio dei baffi alla Gioconda, già ormai mille volte violentata, tra virgolette, il più delle volte è stato considerato come una continuazione della creatività. Lei invece, come non solo collezionista, ma anche come persona che mi sembra che viva per la salvaguardia dell'arte, e non solo dell'arte che si percepisce nei libri, ma anche in quell'arte che è tridimensionale, bidimensionale, la mia difficoltà è di capire fino dove lei, collezionista e anche persona sensibile, si sente coinvolto da questa società per andare avanti nella sua missione. Dunque, sono due vite che, se dovessero voi dirlo in 10 righe, scriverlo in 10 righe, vuol dire che in 2 minuti potreste essere così sintetici perché dobbiamo dare un flash. Mi sta chiedendo un miracolo, ci provo. Allora, molto sinteticamente il plagio è proprio la riproduzione dell'identità sostanziale dell'opera che io voglio riprodurre. Quando invece sto creando, come lei mi dice, una rielaborazione critica o in qualche modo che si distacca dall'originale, sto facendo una reinterpretazione, quindi sono due figure giuridiche sostanzialmente diverse. Col plagio io faccio l'identità dell'opera originaria e me ne attribuisco la paternità. Con la rielaborazione invece io parto da un'opera dell'ingegno preesistente e la modifico. In entrambi i casi io bisogno, cioè il plagio ovviamente non ho chiesto il diritto, me ne sto dando la paternità, è una violazione ex abrupto. Nel momento in cui io faccio una rielaborazione ho assolutamente bisogno del consenso dell'autore dell'opera originaria. Parliamo della Gioconda e ovviamente ormai siamo fuori dal diritto d'autore perché sono ampiamente decorsi gli anni della tutela, però c'è un problema di tutela del bene culturale che ormai è la Gioconda. Quindi ciò che è coperto dal diritto d'autore è tutelato dalla legge del diritto d'autore, ciò che è creativo ed è fuori dalla legge del diritto d'autore ma è bene culturale è tutelato come bene culturale. Grazie. Bene culturale, sì, perché il bene culturale presenta problemi. A proposito anche della conservazione, si rilaccia un po' il discorso significativo, il restauro, quando succede il restauro dell'opera, fino a che punto andiamo senza intervenire pesantemente snaturare l'opera stessa, perché c'è stato tutto un periodo, diciamo nell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, primi Novecento, in cui i restauri erano anche molto pesanti. Adesso facciamo puramente restauri conservativi, cioè l'identità dell'opera deve essere mantenuta possibilmente al riparo da brutture, diciamo, o da orpelli, superfettazioni, cioè, in altre parole, di dipingere sopra, tanto per capirci, che è una tentazione frequente anche in alcuni restauratori, anche dei nostri giorni. Lei Quindi sta no, sollevando un un problema che adesso ulteriore. io rivolgerò alla parola anche di nuovo l'aspetto giuridico. Certo, Però che cosa si aspetta dalla società? Lei con questa sua missione? La società intendo o locale, cioè la bella Venezia, o al Veneto regionale, o forse all'Italia. l'Italia, l'Europa, il mondo, No, no, perché adesso noi andiamo ai fini. in Non tempi voglio di dire. globalizzazione dobbiamo essere consapevoli che abbiamo Tokyo piuttosto che San Francisco dietro l'angolo. Quindi dobbiamo essere capaci di fare giocare sul mondo, worldwide player, diciamo. E in questo senso, perché altre culture hanno molto più che non la nostra un retaggio, un'eredità. Una
nei confronti dell'opera d'arte positiva, cioè il privato interviene, in altre parole, a fianco dei conservatori, finanziando sostanzialmente sia i restauri, la conservazione, l'apertura dei musei e il resto. Questa tradizione è molto del mondo anglosassone, dove il fatto che il privato intervenga in maniera decisiva è storico, cioè è sempre stato. E molto meno in Europa e molto meno ancora nei paesi latini. In Italia in particolare c'è sempre l'aspettativa che lo Stato intervenga, che la regione, il comune, il pubblico possa intervenire. Adesso sappiamo che la crisi finanziaria, oramai da qualche decennio, fa sì che le risorse si riducano. Io dico sempre colpevolmente, perché forse allocare risorse nella cultura aiuterebbe anche il paese più nel suo complesso. Comunque la situazione è che si riducono di fatto, quindi dobbiamo creare una partecipazione, un coinvolgimento del privato, ma vale per noi, diciamo, il mondo arti visive, dei quadri eccetera, tanto quanto i teatri d'opera, piuttosto che i teatri di prosa, piuttosto che altri settori della cultura, il cinema stesso, che quindi in Italia sono un po' penalizzati, quindi abbiamo un equilibrio abbastanza difficile. Sì. Allora, siccome ha in qualche modo sollevato un problema di restauro e ha dato questo esempio che da metà dell'Ottocento giù per lì c'era stata un'abitudine, c'è ancora oggi, che quando si restaurava, ha usato il termine pesantemente, se oggi un restauratore, anche se è inserito dentro una struttura più o meno ministeriale, diciamo che in qualche modo è il ministero che dà l'incarico di fare questo lavoro, parliamo di un restauro di un quadro, e questo quadro ha dei buchi eccetera. Lui piano piano chiude i buchi e ci mette qualcos'altro, una foglia, dico un esempio. Secondo lei viola il diritto d'autore quando si interviene in questo modo? Può rientrare lo stesso che qualcuno possa far causa per tutelare i diritti d'autore del precedente, se in quel quadro c'è il buco e lui ci mette sopra qualcosa che non l'aveva fatto? Allora, se il problema riguarda un quadro 800, il diritto d'autore è ampiamente espirato, però capitano, soprattutto negli archivi di fotografie ancora tutelate dal diritto d'autore, o quadri più recenti che ovviamente hanno ancora la durata del diritto d'autore, che per incidenti o altre cose si danneggino. E quindi è necessario operare e intervenire nel restauro. La cosa che generalmente consiglio quando c'è ancora l'autore a portata di mano per i miei clienti, di fare intervenire l'autore che aiuta nel restauro. Quando non è in vita e quindi ci sono gli eredi, perché il diritto d'autore dura 70 anni dopo la morte dell'autore, cercare ovviamente di... Il restauro che cos'è? Se non il ripristino nella situazione ante, quindi la necessità di mantenere la fedeltà di quello che era prima. Grazie.